tutto, un po' Charlie Parker perché Parker c'entra, medicina perché è una cosa un po' pazza, un po' particolare, quindi l'asta per Mad, quindi un po' crazy, un po' sì, un po' ci hai preso, un po' tutto di queste cose. Allora, legami, vabbè, perché comunque Detroit è una città che richiama ovviamente il feel di sound, o comunque la Motown che si è trasferita lì, quindi per una serie di cose comunque è una delle città che evidentemente mi riporta la black music. Detroit perché sono l'unico italiano ad essere mai uscito su Planet Inc, l'etichetta di Kirk Craig, come il mio moniker precedente che era San Diego. Io arrivo dall'hip hop, quindi con l'hip hop sono arrivato al jazz, al soul, ai campioni, ai samples che sono la struttura delle mie, di quasi praticamente quasi tutte le mie produzioni, quantomeno inizio da lì. E quindi insomma Detroit insieme a New York sono sicuramente le due città americane che più mi rappresentano in qualche modo. Togliamo artista, nel senso che quello lo do per scontato, insomma, che sì. Tra produttore e DJ, onestamente devo dire produttore, ma perché io nasco come produttore, quindi ho iniziato a metà, fine anni 90 come produttore, quindi io nasco così, quindi mi sento prima di tutto produttore e poi DJ, cioè mi diverto tantissimo a fare DJ e quando sono in console vado pazzo, però se mi dovessero dire nella vita puoi fare o mettere i dischi o stare in studio a produrre, sto in studio a produrre. Neanche lunghissima, avevo preparato queste 3-4 tracce che ho fatto sentire a Lars, che è uno dei due di Detroit Swindle, che poi di fatto sono gli A&R di Ice, l'etichetta di Amsterdam, e quello che realmente è successo è che gli mandai le tracce, loro le ascoltarono, sono rimasti molto colpiti dal suono e mi chiesero di fare qualche piccola variazione, di asciugarle un po'. Quindi io le asciugai un pochino, tolsi qualche roz qua e là, le feci leggermente più asciutte, gliele ho rimandate e ha detto oh, perfetto, benissimo così, bomba nucleare, poi abbiamo scelto il remixer, abbiamo scelto Byron d'Aquarius ed è andato tutto abbastanza spedito perché loro sono molto, molto veloci, molto professionali, veramente un bello stato. Peace to Malone Strays, peace to Music Corner.